Allora, intanto Salvini, partiamo da questo perché c'è il caso della cosiddetta salva Lega, cioè la norma salva Lega. Non stiamo a spiegarla dal punto di vista tecnico, sta di fatto che lei ha già detto noi della Lega non la vogliamo. Il punto è, secondo lei ci vuole una qualche forma di un qualche meccanismo che faccia entrare in Parlamento anche chi magari non supera lo sbarramento nazionale, ma un forte radicamento territoriale, e voi guidate le tre regioni che sono il motore del PIL in Italia. Secondo lei ci vorrebbe un meccanismo del genere? Ma vedano loro. Guardi, il dibattito è surreale, nel senso che ieri per 3 ore mi chiamavano i suoi colleghi giornalisti chiedendomi un commento alla norma per salvare la Lega. Essendo io il segretario della Lega, quindi il legale rappresentante e quello che alla fin fine nel bene o nel male decide che cosa si fa, sono caduto dalla sedia perché c'era una norma per salvare me stesso di cui io stesso non sapevo assolutamente nulla, quindi i giornali hanno probabilmente per coprire problemi interni al Partito Democratico, la guerra fra Renzi, Cuperlo, la Serracchiani, Zanonato, per 3 ore hanno inventato una norma salva Lega di cui la Lega non sapeva nulla e che è l'ultima delle nostre preoccupazioni. Facciano la legge elettorale, se ritengono di mettere degli sbarramenti tali per cui rimangono in Italia solo 2 o 3 partiti. Secondo me è una schifezza, secondo me è una legge truffa di stampo fascista, però facciano loro. Quando le dico che non è la nostra priorità, glielo dico di cuore, facciano, è 2 anni che vogliono fare la legge elettorale perché il porcello fa schifo, facciano quello che vogliono. La giornata ieri l'abbiamo passata cercando di capire come aiutare gli alluvionati dimenticati da Dio e dalla politica in Emilia, in Sardegna e in Liguria, quindi la legge elettorale hanno ampio mandato, ne parliamo, però quando lei dice se la vogliono... In linea di principio democratico, secondo me escludere dal Parlamento tutti i partiti che non arrivano all'8% è una truffa perché toglie rappresentanza a decine di milioni di elettori, però... Lei dice la fa su altre cose, la facciano loro, però la guerra la faccio su altre cose. Però se la fanno, non chiamiamo la norma salvalega, se la fanno senza meccanismi, come mettiamola così, per preservare anche, non so, forze territoriali, è una cosa che fa schifo, di legge fascista. No, perché c'è un premio di maggioranza del 20%. Sì. Ci sono le liste bloccate. C'è uno sbarramento che non c'è neanche in Corea del Nord. In linea di principio è una truffa, punto, ma non per la Lega, è una truffa, penso che chi ci ascolta pensasse che mettessero le preferenze, facessero scegliere i cittadini, coinvolgessero la gente, quella che sta venendo fuori è peggio di quella di adesso. No, perché sa, Calderoli oggi sul Corriere della Sera dice si sono messi di traverso i partitini omuncoli che pensano alla poltrona e che spazzeremo via con lo sciacquone degli escrementi. Cioè è molto arrabbiato per il fatto, non chiamiamola salvalega, ma è molto arrabbiato per, come anche lei, per questa legge elettorale che escluderebbe forze come la Lega. Vabbè, attenzione, che un partito dello 0,18 non debba essere legittimato a rompere le palle al mondo, su questo siamo d'accordo, però la legge di oggi, ad esempio, se la fanno così, non è un problema per la Lega, sono in Parlamento, non sono in Parlamento, le mie battaglie le faccio lo stesso, i voti li chiedo a testa alta ai cittadini, non con i trucchetti, però la legge di oggi porterebbe in Parlamento 3 partiti, facendo vincere la totalità dei seggi, la stragrande maggioranza dei seggi in Parlamento, è un partito che piglia il 35%. È questo che aveva promesso Renzi, è questo il nuovo. I cittadini cosa scelgono? Niente. Dalimonte, che è il